Buongiorno amici, oggi vi portiamo a Serra San Quirico e iniziamo questo brevissimo viaggio con la visita alle famose copertelle. Sono delle strade che passano sotto le abitazioni, quindi neanche io le conosco e le vedrò insieme a voi. Avventuratevi con noi all'interno del paese. Scoprirete che ancora oggi è caratterizzato da stradine lastricate di pietra arenaria e dalle copertelle, passaggi coperti di origine longobarda, su cui vegliano le possenti porte d'ingresso del paese, Porta Mercato, Porta Pesa, Porta Forchiusa. Da qui ci si immerge in un clima medievale, sembra quasi di vedere cavalieri rientrare da lunghe battaglie, mentre fabbri e maniscalchi nelle loro botteghe fabbricano nuove armi. Lungo il percorso un bellissimo affresco di San Cristoforo raffigura un gigante barbuto che porta su una spalla Gesù Bambino, aiutandolo ad attraversare le acque di un fiume. Gesù Bambino regge sulla punta delle dita il mondo, come se giocasse con una palla. Siamo a Serra San Quirico, in provincia di Ancona, che sorge sulle pendici del Monte Murano ed è cinto da imponenti mura, dominate dalla trecentesca Torre del Cassero. Una struttura architettonica fortificata, posta a dominio della valle e rimasta praticamente intatta nel corso del tempo. Fontana cinquecentesca vi accoglierà all'ingresso della piazza raccolta intorno alla torre comunale del XII secolo e ai palazzi cittadini più importanti. Le origini di Serra San Quirico risalgono a tempi assai remoti per la sua posizione chiave. I documenti storici ritrovati nel nostro territorio parlano di epoche antichissime, con segni tangibili della civiltà etrusca, picena e romana, oltre al ritrovamento di una necropoli di Galli Senoni. Si suppone che Serra sia sorta come caposaldo romano all'imbocco della Gola della Rossa, passaggio obbligato per Roma e punto di grande importanza strategica. Mi trovo ora insieme ad Antonietta in questa che è chiamata Loggia di Manin e da qui si può scorgere un paesaggio bellissimo, adesso ve lo farò vedere tra breve dopo questa piccola parentesi. Se siete appassionati d'arte, non potete perdervi la meravigliosa chiesa di Santa Lucia, autentico gioiello del periodo barocco e rococò marchigiano. Vi basterà percorrere l'antica scalinata di Via Marcellini e, alla vostra sinistra, vi ritroverete dinanzi all'imponente portale della chiesa. Peccato che noi l'abbiamo trovata chiusa, ma ritorneremo sicuramente per ammirare la sua bellezza. La chiesa di San Quirico è dedicata a Santa Giulitta e a suo figlio San Quirico, martiri di Tarso e patroni del paese. Alla destra dell'altare maggiore si trova una composizione che raffigura i due santi che tengono in mano il paese in senso di protezione. Il monumentale altare del tabernacolo ligneo dorato, proveniente dalla chiesa di San Francesco. Nell'abside una tela con raffigurati i santi martiri Quirico e Giulitta, la beata Alessandra Sabini e San Silvestro, tela attribuita al pittore Pasqualino Rossi.
Sempre nell'abside è custodita la reliquia della Sacra Spina. Lo sapevate che questa reliquia, riconosciuta come una delle spine che componevano la corona di Gesù, è stata nei secoli venerata da tre papi, Papa Paolo III, Gregorio XVI e Giovanni Paolo II? Nel secondo altare di sinistra la Madonna del Rosario, bassorilievo in terracotta policroma del 500 attribuito a Pier Paolo Gapiti. Il bassorilievo raffigura la Vergine col bambino in braccio e dai lati San Domenico e San Quirico che sorreggono i lembi del manto e mettono in evidenza un duplice gruppo di oranti, quello maschile guidato da San Francesco e quello femminile guidato da Santa Chiara. La chiesa di San Quirico fu fondata nei primissimi anni dopo il 1000 da San Romualdo. Più volte ristrutturata e completamente rifatta a seguito del disastroso terremoto del 1744. Oggi è l'unica chiesa aperta da ammirare ogni giorno dell'anno. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Loretta e Rossella, due simpatiche signore di Serra San Quirico che ci hanno permesso di entrare in un'antica cantina di un palazzo che sovrasta le copertelle. Questa cantina, ora in disuso, è utilizzata come la grotta della Natività durante la rappresentazione del presepio vivente che si svolge ogni 26 dicembre e 6 gennaio. Qua effettivamente erano i famosi pigiatoi, dove veniva pigiata l'uva. Dava l'uva e scendeva. Ecco, quindi da quelle scale portavano giù l'uva, la versavano lì. Guarda, vede dove c'è quella buca? Ah, quella buca lassù. Là sopra, no, dove c'è la luce, quell'altra, lì scendeva l'uva. Ecco, da quella buca scura, lì veniva giù l'uva che andava dentro al pigiatoio. Veniva pigiata con i piedi, certo, poi e il mosto usciva e andava nella seconda vasca. Ma che bella! Questi... Allora, perché c'era qui la polvere da sparo, no? C'era la cava della polvere. Ah, una cava di polvere da sparo. E infatti la gola della rossa, là c'era la finanza. Perché poi dopo c'era un giro un po'... E certo, doveva essere legalizzata poi alla fine questa polvere a sparo. Esatto, perché poi la notte faceva... E certo. Fino all'otto... mia nonna diceva che molti, anche che quando era chiusa, la vendeva al nero. Però la finanza ogni tanto faceva il rastellamento perché certo. Una signora anziana, dei suoi 60 anni, allora si diceva proprio anziana, ha visto la finanza che correva questa, si tirò sulla gonna e se la mise sopra per non farsi riconoscere. Poi non poteva neanche mutarle. Penso che sia giunto ora il momento di far volare il drone di Francesco sopra il cielo di Serra San Quirico. Thank you.
Il nostro breve viaggio qui in questo paese, che è chiamato anche il paese presepe Serra San Quirico, termina qua, e ovviamente le immagini dal drone sono state questa ciliegina sulla torta che ci ha veramente fatto vedere cose uniche, perché il drone ha queste capacità e anche la bravura di Francesco è riuscito a farlo volare all'interno di queste copertelle, di queste vie che vedete dietro alle mie spalle, che sono le caratteristiche vie di Serra San Quirico. Con questo vi lascio, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale Giardino Web, di lasciare il vostro messaggio, di lasciare il like se il video vi è piaciuto, e noi ci ritroviamo domenica prossima sempre qua sul canale.